A noi ci sarebbe sempre piaciuto, cioè, vedere un certo tipo di squadra, non più forte o meno forte, perché è vero che questa squadra ha un suo gioco, ma più da battaglia, che più da battaglia non vuol dire come una volta giocava Locco il 3 su 7, il 2 su 11, il 5 su 9, tutti dietro e poi avanti. Questo calcio qua ne prendi 18 per tempo. Però vuol dire un certo carattere, una certa tempo, una certa intensità, che qualche volta c'è stata, che ieri ad esempio c'è stata con maggiore continuità di altre volte. Io faccio un discorso al di là dei risultati, cioè sembra, è chiaro che quei risultati influenzano, però ieri, dopo i primi 20 minuti, dove Antognoli si è dato la baracca, dove era chiaro che poi loro chiaramente davanti a quel pubblico dovessero cercare di fare qualcosa, la squadra con molta lucidità, ma anche con Lena, perché ne ha preso ma neanche dato, ha preso delle volte in caserta, però anche là è stato spigoloso, cioè la squadra si è fatta sentire. Io quando parlo di battaglia intendo la tecnica sicuramente, perché se non sai giocare, se non giochi, ma però intendo chiaramente una certa una squadra corta, una squadra intensa, una squadra che non molla mai, una squadra che deve correre più, corre e meglio dell'avversario, perché noi siamo Cesena, non siamo la Sampdoria, non siamo la Fiorentina, capito? Ieri sicuramente questo c'è stato. Al di là del risultato, poi dopo è chiaro, vi siete fatti gol da solo, l'altro l'ha fatto l'arbitro, dopo c'è venuto, mi scusi la parola, un merdone che se batte quel calcio d'angolo lì moriamo tutti con il presidente della provincia che era lì. Questo è un altro discorso. Ecco, questo secondo me è stata una delle cose alle quali a questa squadra e di conseguenza anche a lei è stata, tra virgolette, ed è criticata. Ma io posso guardare quello che io capisco, è chiaro che noi stiamo facendo un campionato che è diverso da quello che comunque Cesena ha avuto grandi meriti di vincere negli ultimi due anni, che è la Serie A. Serie A è un campionato qualitativo in maniera assoluta, ma ciò non toglie, come ha detto lei, che comunque l'agonismo, la corsa, sono ambiti sicuramente che Cesena deve mettere in campo. Ma io faccio anche un'altra domanda: se Cesena non l'avesse messo in campo questi anni qua, avrebbe oggi 28 punti. Può darsi anche una di meno, è chiaro. Io credo che in parte ci può essere. Può anche darsi che se fosse stata più così che quella, avesse anche di meno. Può anche darsi che dal controprova non c'è. Però è un modo comunque, io ho visto anche con squadre come la Roma che abbiamo perso partite incredibili. Io credo che effettivamente quest'anno ci sono state due o tre partite dove Cesena non ha avuto questo atteggiamento, ma forse anche per la forza dell'avversario, tipo Napoli, dovevamo metterla giù. Napoli ci abbiamo messa, ma la squadra, devo mettere, ha sofferto sotto l'aspetto della forza del Napoli. In altre circostanze io ho visto una squadra che comunque, chiaro che predilige giocare a calcio, io è chiaro che in questo momento qui ci può essere la critica sul modulo, sull'atteggiamento. Noi è chiaro che siamo una squadra. Il giocare a calcio è sul punto di partenza, se no deve essere, ecco, questo è il punto di partenza, e che credo che questo nessuno ce lo tolga, nel senso che la squadra ha la sua identità, gioca, è una squadra che comunque in tutti i campi dove siamo andati siamo usciti sempre a testa alta. È vero che in alcune circostanze la testa alta non basta, ci vogliono anche dei punti. Però devo dire che se noi vogliamo salvarci, l'ho sempre detto, siamo una squadra che deve per forza prediligere un atteggiamento più positivo, perché come caratteristica dei nostri giocatori è quello di comunque non prendere solamente, ma le deve dare. E c'è stato un periodo dove probabilmente non siamo riusciti a concretizzare tante situazioni, perché se andiamo a vedere le partite che abbiamo perso nel girone di ritorno, cioè veramente io prendo il Napoli, poi le altre partite, noi parlavamo di un disastro con l'Udinese, abbiamo giocato 70 minuti con l'Udinese che poi la vediamo è devastante, con noi ha sofferto, abbiamo corso per giocare alla pari con queste squadre, bisogna correre. Però ci può stare che qualcuno può criticare il modo di vedere il calcio di un allenatore rispetto a un altro, questo fa parte di tutte le... Io prediligo un certo tipo di calcio, un altro predilige un certo tipo di calcio, questo fa parte. E posso anche capire che lei dice Cesena predilige questo tipo di calcio, lei conosce la storia forse meglio di me, però io faccio l'allenatore in un certo modo e cerco di proporre quello che è il mio calcio. Poi alla fine dell'anno, se noi abbiamo raggiunto l'obiettivo, ma vediamo che
non siamo, tra virgolette, diciamo, compatibili, non lo so. Secondo me, ministro, una cosa non è scontata, devono vivere insieme. Ma io ho fatto una domanda. Devono vivere insieme, sì, capito? Sì, sì. Perché però, se una squadra, per assurdo, gioca però, solo come dico io, è un macello. Obiettivamente non credo che ci sarà, oggi avrebbe 28 punti se non avesse combattuto partite, non avesse lottato. Io credo che poi è anche riduttivo nei confronti di questi giocatori che secondo me stanno facendo delle buone cose. Io credo che poi come caratteristiche ci sono dei giocatori che hanno altre qualità rispetto a quelle, perché bisogna anche avere delle qualità, chiaramente. A me mi può dire tutto, ma se ha visto come giocavo io mi può dire che io non ero un giocatore, se lei si ricorda, diverso da quello che lei sta dicendo. Ha rifiutato anche lui a Cesena, mi ricordo. Quindi voglio dire, non è che io ho avuto una storia da trequartista che non ho fatto mai un contrasto. Quindi voglio dire, però capisco pure da allenatore che devo e comunque prediligere certe cose che nella mia testa ho e che comunque i miei giocatori stanno facendo, secondo me, in maniera importante, anche esprimendosi sotto certi aspetti che non sono magari le migliori qualità, ma andiamo a vedere oggi Jimenez, che è un giocatore che oltre a grandissima qualità che ha, faccio un esempio per tutti, di straordinaria sacrificio. Quindi significa che Jimenez nella sua testa qualcosa è scattato, perché poi scatta nel credere nella squadra, nel lavoro, in quello che si fa. Queste sono cose fondamentali, perché prima di fare l'allenatore io giocavo, quindi percepisco se dei giocatori ti seguono, ti vengono dietro oppure no, parliamoci chiaro. Quindi sotto questo aspetto qui devo dire abbiamo avuto prova e riprova che nel tempo, tanti esami difficili, tante partite sempre all'ultima spiaggia, tante situazioni così, però la squadra è reggita sempre in maniera positiva, questo è innegabile, lo sbaglio, giusto? Quindi diciamo che la verità sta sempre un po' a metà, no? Nel mezzo, in questo caso qua. Si può fare sempre meglio, si può fare sempre di più, questo è chiaro. Chi si accontenta alla fine è anche un limite. E quindi noi non vogliamo accontentarci, questo è chiaro. Però, io ripeto, secondo me fino a questo momento siamo a 28 punti, abbiamo partite difficili davanti, difficilissime come le prossime due, ma noi dobbiamo avere la convinzione tutti insieme di riuscire a raggiungere quell'obiettivo. E secondo me, quello che lei dice è possibile anche, che possa anche essere un valore aggiunto, fatto tutti insieme, di riuscire a dare qualcosa in più. Di essere propositivi, di essere perché, ma lo dico perché è una cosa che noi percepiamo dall'interno, la positività è come un virus o anche la negatività, si espande, bisogna vedere che virus non lanciamo, è chiaro, questo è quello che io penso. Se c'è la positività è facile che è contagiosa, se noi siamo negativi è l'opposto. Quindi in questo momento credo che noi siamo arrivati lì, c'è bisogno del virus positivo, di essere tra virgolette contagiati da entusiasmo, da sostegno. Poi lasciamo stare quello che può essere la mia simpatia, la sua o il resto. Questo poi magari fra un anno saremo più amici del peggior nemico, ma non perché ci sia qualcosa, però parlo proprio di rapporti personali, di situazioni, incomprensioni, simpatie, antipatie, modo di vedere le cose in maniera diversa, poi alla fine si può cambiare, uno può vedere magari che però magari non è così, magari però non è. Cioè, perché poi nella vita bisogna conoscersi bene, credo. Perché se no si danno dei giudizi in maniera superficiale, che poi alla fine probabilmente possono essere anche tutto il contrario. Questo è quello che io voglio dire. Quello che ha detto lei ci può stare. Noi abbiamo discusso che c'è sempre l'anno scorso avuta, però facciamo un altro campionato. Un campionato dove la qualità è alta, dove chiaramente quello che dice lei ci vuole sempre, dalla A alla Z, dal primo all'ultimo campionato, ma credo che ci voglia anche un altro tipo di atteggiamento, e non è questione di essere coraggiosi o non coraggiosi, è questione di avere testa, di sapere delle proprie forze, che noi siamo una squadra che deve lottare, deve essere umile, deve essere lì sul pezzo, non deve mollare una virgola, e solo così, secondo il mio punto di vista, e lo porterò avanti fino alla fine, riusciremo a raggiungere l'obiettivo. Ma guardi, quello che dicevo io, non mi